Buonasera a tutti, benvenuti a quest'altra puntata del ciclo Storie di persone di musei, che vede questa sera lo spazio dedicato al Museo Civico di Orte. Abbiamo il direttore Stefano Dellungo, ci diceva che il sindaco, che con molto piacere avrebbe partecipato a questo incontro, a questa presentazione, purtroppo non può garantire la sua presenza perché c'è stato proprio un problema di alluvione ad Orte, insomma, che ha reso più importante la sua presenza sul posto in un momento che può creare delle difficoltà alla città. Però c'è certamente, io intanto vi lascio naturalmente il saluto del direttore Valentino Nizzo, che è l'ideatore di questo ciclo di conferenze pensato proprio per dare spazio e voce alle multiformi realtà museali dei territori del Lazio, dell'Umbria e della Toscana, a matrice diciamo etrusca, ma non solo esclusivamente etrusca, ed è stata un'iniziativa che ha riscosso veramente un grande consenso e grande entusiasmo, perché effettivamente avere modo di raccontare le proprie esperienze, e spesso molto difficili, in queste realtà che sono dei presidi territoriali, culturali, a volte anche sociali, perché ci sono proprio dei luoghi in cui il museo si pone come punto di riferimento di aggregazione complessiva della popolazione, specie per quanto riguarda tutta l'ambiente o giovanile o dell'infanzia, comunque delle prime fasi della scolarizzazione, effettivamente si svolge una funzione cruciale. Come probabilmente sanno i protagonisti, perché sono stati contattati dalla segreteria e dalla segreteria organizzativa di questo ciclo di conferenze, è previsto che queste letture ed esposizioni, oltre ad essere ovviamente registrate, quindi poi sarà possibile fruirne sul web, e si prevede quindi, infatti poi lì c'è una cartellina che darò al direttore alla fine della presentazione, con un fascicolo di Forma Urbis, che è la rivista che accoglierà poi in un volume monografico tutti questi racconti, che quindi si lascerà un segno anche cartaceo nel momento diciamo dei social, comunque tutto quanto smaterializzato, però non sarà male avere invece una bella testimonianza in cui, con le norme redazionali che lì sono contenute e dei tempi che penalizzano certo voi che arrivate un po' tardi rispetto alla dimensione del ciclo, perché la scadenza mi sembra che sia 31 luglio, quindi per chi ha fatto le letture, le lezioni e conferenze a novembre ha avuto molto più tempo, però si tratta naturalmente di fare delle sintesi su lavori che avete già pronti. Quindi lascio la parola al direttore, che darà anche un saluto, comunque una testimonianza da parte del sindaco, e poi descriverà il suo bellissimo museo. Prego. Grazie mille. Io ringrazio naturalmente il Museo Nazionale di Villa Giulia per l'iniziativa che ha creato, per questa bellissima idea e per l'occasione che è stata offerta, proprio come diceva la dottoressa, a tante realtà locali di mostrarsi, di venire direttamente nella capitale quando la capitale non pensa proprio magari di spostarsi e di raggiungere queste realtà. Ora, nel caso di Orte c'è da dire che è un po' un'eccezione. Orte è sotto gli occhi di tutti quando si passa con l'autostrada oppure si utilizza il treno, non certo più né Frecce Rosse né Italo, perché quelle prendono per una direttissima, diciamo, una scorciatoia, ma sicuramente per chi viaggia sui regionali. Orte è una stazione obbligata. Non vi nascondo che negli anni, anzi in 20 anni di attività all'interno della comunità, si sono incontrati e tuttora si ritrovano tantissime persone che passano per l'autostrada colpite dall'aspetto del paese. Ne avete in qualche modo un'idea nell'immagine che è stata scelta da Marcello Forgia proprio per la locandina.
attratti dall'immagine che questo paese a ridosso direttamente delle corsie della A1 offre, si fermano, salgono e rimangono meravigliati, perché non si aspettano di trovare innanzitutto qualcosa da vedere, quindi qualcosa da fare e soprattutto un posto dove stare, che sono degli elementi fondamentali anche alla base, diciamo, di quando si deve declinare i principi della valorizzazione turistica di un luogo. Ora, come giustamente si anticipava, il sindaco e la giunta chiedono a voi perdono per non essere presenti, ma ahimè, ieri su Orte si è abbattuta, adesso i giornalisti amerebbero chiamarla una bomba d'acqua, ma diciamo un normalissimo acquazzone che, trovando la rete fognaria intasata, ha fatto sentire vibratamente i suoi effetti. Di conseguenza hanno affidato comunque un messaggio da leggervi e io adesso porgo a voi il loro saluto. Purtroppo lo stato di calamità che ha interessato la nostra città nelle scorse ore non ci permette di presentare un evento di estrema importanza, per il quale ringraziamo sentitamente l'organizzazione, il Museo Nazionale Etrusco e il direttore del Museo Civico di Orte. Ad Orte negli ultimi anni si è intrapreso un percorso di crescita collettiva coordinato dall'amministrazione comunale e dalla direzione scientifica del Museo Civico, in un rapporto di sempre crescente collaborazione con la competente soprintendenza, gli enti di ricerca e di formazione. Partecipano attivamente a questo progetto altri istituti culturali, numerose associazioni e privati cittadini che, raccogliendo le informazioni provenienti dalla ricerca scientifica, hanno trasformato e stanno trasformando Orte da un semplice snodo autostradale e ferroviario ad un centro a vocazione turistica che ha molto da offrire e altrettanto da scoprire. Lo sviluppo della realtà di Orte Sotterranea, l'imminente apertura delle aree archeologiche, porto fluviale di Seripola e necropoli etrusca di San Bernardino, e il recupero dei materiali archeologici delocalizzati in diversi depositi statali, fa sorgere l'esigenza da parte dell'amministrazione di rendere fruibili tutti questi beni in un sistema turistico armonico. Per rispondere a queste esigenze sono state avviate le procedure per l'istituzione di un sistema museale urbano in un palazzo storico in grado di raccogliere tutte le realtà museali cittadine, non solo quelle archeologiche, e che sia anche in grado di integrare percorsi di visita già esistenti. I più cordiali e affettuosi saluti, Angelo Giuliani, sindaco di Orte, e Claudio Palessi, assessore. Ora, in questa comunicazione sono state espresse e inserite, diciamo, delle parole chiave che nella mia esposizione ricorreranno spesso. Vedete, la scelta del titolo è stata un museo diffuso, vitrina dei suoi abitanti. Orte, anche per mia esperienza professionale, lavorativa, sono archeologo, ho collaborato ampiamente a lungo con la soprintendenza all'epoca archeologica per l'Etruria meridionale, poi ha cambiato più volte denominazione, sono stato ispettore onorario di tantissimi territori e poi sono diventato ricercatore al Consiglio Nazionale delle Ricerche. Non ho mai perso in tutti questi anni, nonostante il mutarsi anche delle attività, il contatto con Orte e con la sua realtà. Perché questo attaccamento? In teoria Orte cos'ha o cosa avrebbe di diverso rispetto a tanti altri centri, in questo caso parliamo dell'Etruria meridionale? Diciamo che al primo impatto, avvenuto nel 1994, quindi tantissimo tempo fa, colpì l'interesse e la curiosità degli abitanti per ciò che avevano. Attenzione, cosa aveva Orte all'epoca? Vi dico subito, mi è grato ricordare, insomma, le figure ad esempio della dottoressa Marianna De Lucia, che era all'epoca ispettrice di zona, poi subentrò la dottoressa Patrizia Aureli e dopo di lei ne abbiamo avute diverse altre. Oggi c'è la dottoressa Letizia Arancio, che governa in maniera estremamente sapiente questi territori. Ebbene, all'epoca Orte si ritrovava dentro il cortile del Palazzo Comunale un cumulo di sassi.
quelli che vengono definiti proverbialmente i soliti quattro sassi, e c'era di tutto. C'erano sarcofagi, c'erano iscrizioni, c'erano frammenti di statue, pezzi di scultura alto medievale messi ammucchiati. Ovviamente la sovrintendenza fece partire subito una bella denuncia alla giunta comunale, che di corsa pensò di mettere riparo al danno fatto utilizzando una bellissima benna che prese tutto questo materiale e dice: dove lo mettiamo? Scelsero una sede espositiva. Di tutto questo materiale la cittadinanza non ne sapeva nulla. Qualcuno anche si era avvicinato con l'intenzione di dire: vabbè, se sta qui nel mucchio un pezzo me lo posso prendere io, e si era anche fatto fare una bella delibera di giunta a proprio favore per dire: ma questo a casa mia sta benissimo. Per cui il momento che arrivai in questa realtà, forse fu lì che persi i capelli che prima avevo fluenti, naturalmente, a forza di mettermici le mani in mezzo, però capii anche una cosa, che da una parte forse più il desiderio di conoscere che non l'appropriazione o quello spirito da clandestino che troppe volte noi magari abbiamo riscontrato in altre realtà animavano il desiderio di riappropriarsi di questi beni. Allora si propose una sorta di idea, ma ci volle del tempo prima di farla filtrare. Questi sono beni di tutti quanti. Se noi creiamo uno spazio adeguato e soprattutto incominciamo a capire che cosa questi pezzi possano dire di Orte, quindi cosa possano raccontare, forse non c'è più bisogno che uno se ne prenda uno e se lo metta dentro casa. Già il conoscerne la storia, il significato, gli permetterà di acquisirne come virtualmente un pezzo. E successivamente, quando questo assieme a altri materiali si metterà insieme a ricomporre una storia, oltre a essere orgogliosi di poter raccontare quella storia, si prenderanno amici, conoscenti, visitatori occasionali e li si porterà a vedere questi pezzi. Questo cammino, che ripeto è partito nel 1994, ha avuto dei risultati veramente non immaginati, ma la bellezza è stato quello di assistere via via a una maturazione della comunità. Quando si parlò di museo e tutti dicevano: dobbiamo assolutamente creare un museo, io introdussi il principio del museo diffuso. Non era una mia invenzione, intendiamoci, ma per museo diffuso per me era concettualmente l'idea di non spaventare nessuno mettendolo di fronte al fatto che se aveva del materiale magari ereditato gli sarebbe stato subito sottratto e magari al posto di quello si sarebbero visti davanti alla porta la guardia di finanza. L'idea fu: innanzitutto ricostruiamo un tessuto della fiducia. Chi ha materiale lo dichiari. Veniamo a conoscenza, vediamo cos'è, con la soprintendenza valutiamo e poi guardate che la legge consente anche di mantenerne la custodia entro ovviamente i limiti consentiti. Da questo passaggio a trovarsi ovviamente sommersi da oggetti di tutti i tipi e quindi all'aver dovuto acquisire competenze che andavano raramente, diciamo, all'antichità piena, ma soprattutto era e si riferiva a oggetti cimeli di famiglia, magari dell'Ottocento, fucili, roba addirittura proveniente dalle guerre d'Africa, eccetera, è stato un tutt'uno. Quindi io mi sono trovato anche un po' in imbarazzo, perché ovviamente certe risposte non le sapevo nemmeno dare. La mia competenza è tutt'altra: formazione classica, specializzazione medievistica, insomma, io mi muovo agevolmente quando si parla di invasioni barbariche, ma certo sui fucili ad avancarica mi trovo un pochino in imbarazzo. Però nonostante tutto io non ho mai ostacolato questo ottimismo che era preso, anche perché in realtà al di là dell'ottimismo potevano esserci anche delle sorprese. Ora guardate, si può dire come punto di inizio, si potrebbe prendere questa pagina di un giornale del 1962,
quando gli Ortani, che facevano regolarmente il bagno al fiume, che sapevano di luoghi dove affioravano antichità e ci andavano magari a raccogliere coccetti, a un certo punto si videro che con il passaggio della A1, l'autostrada, nel fare i piloni di un ponte, quelli che erano i ruderi affioranti lungo il fiume, in realtà erano parti del porto romano fluviale di Seripola. E questo giornale dell'epoca ne dà per primo la notizia, una notizia entusiasta, e soprattutto all'epoca dove il ministero, la soprintendenza, non ancora era ministero ovviamente dei beni culturali, era pubblica istruzione, e la soprintendenza avevano ovviamente un peso rilevante sul luogo, non pensavano che la società Autostrade avrebbe messo a disposizione dei fondi subito per la valorizzazione di questo luogo. Ora, e parlando di Seripola, che è l'area archeologica più rilevante in prossimità di Orte, tanto per darvi un'idea, seguendo il cursore si trova subito alle spalle di questa collina, direi che Orte è ben rappresentato da questo elemento fisico. L'alluvione di ieri non è colpa sua, naturalmente, non è colpa del Tevere, troppe piogge e, come dicevo, un sistema fognario poco mantenuto. Di conseguenza abbiamo assistito alle fontane pubbliche in piazza dove non le volevamo. Il fiume è l'elemento che più rappresenta Orte. Orte, città, o meglio, nucleo insediativo che si forma già alla fine dell'età del bronzo, ma vero e proprio insediamento urbano, diciamo a partire dal VI secolo avanti, più che altro perché fino adesso memorie più antiche non ne abbiamo trovate, svolge e sviluppa con il fiume per lunghissimo tempo un rapporto strettissimo che, diciamo, si è arrivato a interrompere solo negli ultimi tempi. E d'altronde il fiume in passato aveva un'altra sua vita, era una vita naturale. Il momento che poi sono state realizzate le dighe, e qui faccio riferimento soprattutto alla diga a monte, quella di Avigliano, dove tra l'altro c'è anche una bellissima riserva naturale, il fiume ha perso la sua naturalità. Le piene e i periodi di magra sono decisi artificialmente, e questo anche ha inciso sulla capacità degli Ortani di poter frequentare le sue sponde, innanzitutto come pescatori e poi in secondo luogo, a parte cercare ogni tanto qualche fungo, anche andare a vedere quello che il fiume lasciava sui sabbioni, traendolo da queste aree sensibili a livello archeologico, in particolar modo Seripola, che sta a monte. Questa foto è scattata stando direttamente dai giardini della Rocca. Ora guardate, qui il fiume è in un momento di piena, una piena, ripeto, indotta dalla diga. Basta che il livello delle acque cala un po' e affiorano le strutture del cosiddetto Ponte di Augusto, cioè un ponte con 5 piloni che valicava il fiume, che sarebbe presumibilmente proprio di fondazione o di ricostruzione, forse in seconda fase augustea, sicuramente a tutta una fase medievale, tant'è che su queste ripe che vedete boscose si estende nel pieno medioevo uno dei borghi di espansione di Orte, poi una grande piena del fiume e soprattutto il crollo di un ponte ligneo a Orvieto nel 1517 determina a caduta il crollo anche parziale di questo ponte. Dal 1517 in poi il ponte non è più funzionante. Qui cosa passava? La via Merina. E la via, tra l'altro, dal ponte proseguiva in direzione del porto romano di Seripola, il cui nome in antico era quello di Castellum Amerinum. Quindi volgeva, diciamo, temporaneamente in direzione nord-ovest per poi piegare su Amelia.
E naturalmente cosa si trovava, ripeto, prima che le dighe alterassero tutto? Sugli spiaggioni sotto l'abitato capitava di recuperare questi oggetti. Guardate, ami di bronzo, aghi in osso di tutti i tipi, da aghi crinali per capelli a aghi ad esempio per riparare le reti, aghi per cucire le vele, tutto ciò che si legava alla, diciamo, attività accessorie di funzionamento della vita sul fiume. D'altronde Seripola non era l'unico punto d'approdo. Nel Medioevo ce n'è uno anche che si colloca direttamente al di sotto del ponte. Passare il ponte non era un problema perché le imbarcazioni che navigavano sul fiume avevano l'albero incernierato che poteva essere calato direttamente sull'imbarcazione, quindi la nave superava la campata del ponte e riprendeva la navigazione. Naturalmente la navigazione sul fiume era quanto di più difficile ci potesse essere, perché immaginate di dover cambiare a ogni ansa il rapporto con il vento. E non era regolare come negli spazi aperti del mare. Poi altri oggetti, questo in particolare vi richiamo l'attenzione, dei delfini di bronzo. Il delfino sembra essere un oggetto che rimanda più volte alla storia di Orte, ricorre nel tempo in momenti diversi. E questi, che probabilmente facevano parte di un lampadario, di un braciere in bronzo, sono naturalmente di epoca romana, ma questi sono molto più belli, anche se dovete fare un attimo attenzione proprio all'immagine. Guardate, due teste affrontate. Addirittura su questo residuo di fregio si mantengono anche le tracce del colore, il blu cobalto al centro e l'oro nel piatto dell'offerente, nel piatto ombelicato. Ora, i delfini. Innanzitutto, il delfino accompagna nella tradizione culturale mediterranea i naviganti. Li accompagna in vario modo, conosciamo molto bene tra l'altro la tradizione della raccontata ovviamente dai greci sul tentativo dei pirati tirreni di rapire Dioniso e poi trasformati da lui in delfini, motivo che peraltro è riprodotto su diversi oggetti bellissimi conservati qui anche al Museo di Villa Giulia. Il delfino è anche la rappresentazione preferenziale, diciamo, di un rapporto pacifico con l'aldilà, di una trasposizione dell'anima, di uno spostamento da forma corporea a un'altra, quindi da essere umano a animale, nel passaggio dal mondo dei vivi al mondo dei morti. In più è anche un rimando costante a un contatto che Orte ha e avrà nei secoli con il mare, un contatto indiretto naturalmente, ma che c'è. Ora, questo faceva parte ovviamente del decoro di questa tomba. Questa tomba fu scavata nel 1995 dalla soprintendenza con alcuni volontari all'epoca aggregatisi in un archeo club del posto, i quali si offrirono come manovalanza, si diedero da fare anche per acquisire degli operai e aprirono questa tomba che fa parte della necropoli di San Bernardino. È una tomba che raccoglie diverse deposizioni, ma diciamo le prime si collocano a partire dal IV secolo avanti Cristo. Questa tomba non aveva un nome, il nome di tomba dei delfini glielo diedi io, perché all'epoca quando parlai con l'ispettrice di zona le proposi, secondo un costume che era peraltro molto diffuso, soprattutto nell'archeologia del Viterbese, anche dei primi del Novecento, proposi di assegnare il suo cognome a questa tomba. Quando le proposi, e quindi la chiamai come tomba Aureli, l'ispettrice fece i debiti scongiuri e disse: no, grazie, preferisco di no, se è possibile dargli un altro nome sarebbe meglio. Allora a quel punto optai per i delfini ed è rimasta questa, è stata poi alla fine catalogata come tomba dei delfini. Ora,
Questo e altri e tanto altro materiale costituisce l'allestimento attuale del Museo Civico di Orte, che è stato concepito in questi termini: un racconto che inizia dalle origini, e per noi, man mano che prosegue la ricerca, le origini si spostano sempre più indietro, poi prosegue con una sezione etrusca, poi una sezione romana e alla fine arriva all'Alto Medioevo. Perché dare rappresentatività a tanto materiale eterogeneo? Perché qui si va dal corredo residuo che fu recuperato all'interno della tomba dei Delfini fino agli elementi di scultura carolingia. Perché di fatto l'intento era quello di restituire agli ortani tutta quella memoria che non erano in grado di recuperare. Se mi avevano presentato i residui delle guerre coloniali, forse era bene che conoscessero anche il pregresso e che non maltrattassero più quello che avevano buttato all'interno del Palazzo Comunale. Quindi, una volta disposto e riordinato tutto quanto, è stato composto questo racconto che poi è diventato propedeutico ad altre due realtà museali. Un museo di arte sacra, che partiva dal pieno Medioevo e arrivava per il suo allestimento fino, diciamo, all'Ottocento, e un museo delle confraternite, tuttora attive, di plurisecolare tradizione, con materiali molti, perlomeno, riferiti al periodo tra il 1500 e il 1700. Insomma, Orte doveva ricevere indietro una storia che fosse quanto più possibile completa, ma una storia che immediatamente vede gli abitanti protagonisti. Perché laddove iniziano lavori di restauro degli edifici, mi chiamano per mostrarmi cose strane, come questa. Due figure umane riprodotte, in questo caso ad alto rilievo, affrontate per i piedi. Sono due figure di togati, localmente sono chiamati i gemelli o i dormienti. E visto che il significato di questa scultura è sconosciuto, si dice sempre a Orte che chi non sa come impegnare la propria giornata e non ha niente da fare è uno che va dai dormienti. Perché che ci fai? Boh, non lo so, è un posto dal significato oscuro. In realtà, guardate, questo era forse un elemento che si trovava sulla chiave di volta dell'accesso delle fortificazioni che, a partire dagli inizi del VI secolo d.C., quindi in pieno periodo, in piena fase bizantina, vengono allestite su Orte. Orte, dopo essere stata piazzaforte etrusca, centro romano di una qualche importanza, diventa immediatamente, alle soglie dell'Alto Medioevo, fortezza di prima grandezza a difesa di Roma. D'altronde la posizione è strategica, controlla il passaggio sul Tevere, controlla la confluenza con il Nera, tutto ciò che viaggia verso Roma proveniente dall'Adriatico o comunque dal versante tirrenico dell'Appennino passa da lì. Di conseguenza viene fortificata, e fortificata molto bene. Per cui, tra le altre cose, avanzano questi. Ma la curiosità degli ortani non si ferma qui. Vi faccio fare un salto nel tempo per darvi idea delle sfide che poi mi hanno messo sotto gli occhi, naturalmente, gli abitanti, e vi porto a un altro caso. Un caso che è rappresentato da un'iscrizione. Un'iscrizione, in pratica una data, 1783, stesa tra due rose dei venti all'ingresso di una stalla, una cosa stranissima. Ovviamente mi chiedono spiegazioni. Ripeto, in queste realtà, quando tu sei archeologo, sei esperto di tutto ciò che risale dall'altro ieri fino alle origini del mondo. Quindi, in qualche modo, devi trovare una ragione per dare una risposta. Questa iscrizione era oggetto di un restauro, mi chiesero di capirne il significato. Tanto per dirvi che cosa abbia portato, allora, questa iscrizione si ricollega direttamente al rapporto tra Orte e il fiume,
e obbliga a compiere un viaggio che raccoglie tante testimonianze di cui noi non ci aspetteremmo naturalmente. Da una parte vedete il discorso dei delfini, il rimando al contatto indiretto di Orte con il mare, le navi per il trasporto dei carichi, navi e non solo, chiatte o zattere che risalivano il fiume e poi dalla zona di Orte portavano ad esempio verso Roma in età imperiale e anche nel primo medioevo carichi e carichi di materiale edilizio utilissimo per riparare i monumenti di Roma. Ma sul fiume risalgono anche, qui siamo, ho voluto sintetizzare con questi elementi una storia, soprattutto l'iscrizione in basso, addirittura sta in Algeria, ma fa riferimento a delle memorie martiriali di Ortani che a Costantina vengono giustiziati, subiscono il martirio, ma poi viene celebrato il loro culto. La memoria di questi martiri ritorna indietro, risale il fiume sempre nel VI secolo, a Orte non si ferma, arriverà nel cuore dell'Umbria e si fermerà a Gubbio, pensate un po', ripercorrendo questa via d'acqua e poi anche la via Merina. Le navi sono un qualche cosa che Orte mantiene proprio sempre uno stretto contatto. Guardate, al di sotto della porta rifatta, una porta coperta, rifatta nella seconda metà del 1400, si scopre ciò che avanza di uno sperone delle mura bizantine, uno sperone a prua di nave, secondo una tecnica di fortificazione databile al pieno periodo giustinianeo, quindi siamo intorno alla metà del VI secolo d.C., che Orte ha una sua rappresentazione e che di fatto dava l'idea di una città potente, riproduceva l'immagine della galea. Poi abbiamo un motivo che viene graffito su una colonna, la colonna del battistero di San Giovanni in Fionte, una colonna di reimpiego, e il motivo che è graffito è quello di una nave che affonda, tra l'altro nella parte più alta, e qui non si vede molto bene nell'immagine, c'è anche graffito l'immagine di un essere umano, probabilmente quello che è scampato. Io dico sempre che, data la profondità dei solchi con cui è stato inciso il motivo della nave che affonda, la paura deve essere stata così tanta che poi alla fine chi è sopravvissuto ha dedicato a San Giovanni proprio la sua salvezza. Motivo di navi, guardate, addirittura un graffito di un galeone che si trova all'interno di una cantina di Orte con vicino la data 1485. C'è un rapporto sempre stretto che poi a Orte culmina anche con l'impegno degli Ortani, come tutti gli abitanti dei vari paesi dello Stato Pontificio, nella battaglia di Lepanto, quindi nel trionfo della battaglia di Lepanto. Vedete quello che avanza su in alto di uno degli stendardi delle navi, portato ovviamente in trionfo, ma che non sta a Orte in questo caso, si conserva a Sermoneta, per arrivare all'ultima fase, quella che è indicata da questa data 1783, cioè il varo di una grande nave, di una galea da parata pontificia, che purtroppo avrà una vita brevissima, perché varata nel 1781 e poi nel 1798, essendo stata requisita dalle truppe napoleoniche, da Napoleone, verrà impiegata in battaglia contro i galeoni inglesi pesantemente armati ad Aboukir, alle foci del Nilo, e farà una pessima fine, finirà affondata. Ma allora l'iscrizione? L'iscrizione, con due rose dei venti vicino, celebra l'acquisizione di un alto comando da parte, su questa presumibilmente su questa galea, da parte dell'ortano che abitava proprio nella casa lì sopra. Ovviamente non si riesce ancora a capire, a scoprire chi sia, quindi il nome e cognome non c'è perché non si trovano i registri di imbarco, però guardate un po' che razza di viaggio. A un certo punto ti obbligano a fare gli ortani quando trovano qualche cosa di strano del loro posto. Naturalmente sono così contenti di ciò che si ritrova da organizzare poi subito un evento. Quindi viene costruita una festa a dire: caspita, abbiamo recuperato una memoria di noi, e questa è una festa nella quale la si celebra. Ma non finisce qua.
Uno spazio che ho inteso dedicare all'interno del museo è proprio quello ai cittadini, cioè a dire, guardate, allora, fatto salvo che ciò che voi avete vi è stato autorizzato dalla sovrintendenza lo potete tenere, però se c'è qualche cosa che voi non volete più avere e volete mettere a disposizione degli altri, avrete uno spazio dove ve lo potrete sempre venire a vedere, lucidare, guardare, coccolare, descrivere, fate che vi pare. Questa io l'ho chiamata, ma questa era una vetrina deposito, non è così ovviamente adesso, l'ho chiamata la vetrina degli ortani, cioè man mano che si trovavano cose venivano messe qui dentro. Tutte cose che vengono da dove? Tutte dal fiume, quindi non hanno un contesto archeologico di riferimento, è il fiume. Devo dire che in mezzo si trova di tutto, ci sono anche borchi e pezzi di bare, ma bare di sepolture e di deposizioni dell'ultimo Ottocento, quindi niente di che. Però fatta la debita scrematura ci sono delle cose anche molto significative. E in particolar modo qui mi è caro ricordare sempre la figura di un ortano che a me non c'è più, che per 40 anni si è battuto, si è girato proprio gli spiaggioni del Tevere, anche perché era tra l'altro amico di molti pescatori, e ha raccolto un sacco di materiale. Materiale non da poco. Questo per esempio è un capitello di cui mi è stata fatta segnalazione, io poi l'ho trasmessa naturalmente alla sovrintendenza, che era affiorato su uno degli spiaggioni davanti a Seripola a seguito di un calo delle acque governato sempre dalla diga a monte. E questo siamo andati giù assieme a questo pescatore a tirarlo fuori. Addirittura questo pescatore mi ha parlato anche di un altare che ogni tanto emerge e poi scompare dalle acque del fiume. Allora a quel punto ci siamo ripromessi in futuro, quando non certo adesso che è troppo pericoloso, di andare a verificare in questo punto se effettivamente c'è, come loro dicono, questo altare che sta in mezzo alle acque oppure no. Vi premetto una cosa: il fiume ha cambiato naturalmente il suo percorso, quindi è andato a mangiare una parte dell'abitato di Seripola, di conseguenza non è escluso che strutture si trovino anche in mezzo all'acqua. Anzi, il porto fluviale non ha restituito ancora le banchine, che probabilmente stanno al centro della corrente. Ma poi abbiamo questo, che quando mi fu dato era un ammasso in forme di tutto, di bronzo. Poi, lavorando, questo segnalato e comunicato in soprintendenza, ha fatto un elenco sommario dove però non si riusciva a riconoscere niente di che, diciamo, intanto si misero la documentazione a posto. Dopodiché io recuperai dei fondi e feci un contratto a un numismatico, perché la maggior parte di questi pezzi sono dischi di bronzo, chiamiamoli così, e quindi erano monete, dovevano essere lette. Insomma, è uscito fuori un patrimonio di 1800 monete, tutte provenienti dall'area di Seripola, ma ripeto, trascinate via dal fiume, quindi trovate tra Seripola e in un tratto di 2 chilometri e sotto Orte, tutte sporadiche, sparse in mezzo al fiume, e tra l'altro monete che documentano con grandissimo interesse la fase di vita del porto fluviale, soprattutto nei secoli III, IV e V d.C., con l'aggiunta anche di una quantità fino adesso inedita di 250 monete di piombo, che non sono falsi, monete proprio coniate a tutti gli effetti, con tutte le caratteristiche, ma di piombo. E il momento che la ricerca si è ampliata, quindi si è domandato anche in altri contesti archeologici sud del nord di che cosa si trattasse, hanno sgranato gli occhi, perché mai si erano raccolti 250 pezzi, cioè se ne conoscevano in tutto 10 in tutta Italia, non erano noti. E sempre questo numismatico mi ha spiegato, che tra l'altro adesso lavora in sovrintendenza ed è nella sovrintendenza, nella direzione regionale dei beni culturali della regione Umbria, mi ha anche spiegato che non esiste lungo il Tevere una raccolta così consistente di pezzi. E questo sempre grazie a un ortano, che altrimenti se non avesse consegnato non avrebbe lasciato niente. Altre cose invece gli ortani me le segnalano perché le ritrovano in bibliografia e quindi chiedono: ma che fine hanno fatto questi materiali? E qui andiamo a retrodatare, diciamo, la frequentazione dell'area del fiume addirittura all'età del rame. Quindi questi sono degli strumenti litici
che sono stati attribuiti a quel periodo furono trovati agli inizi del 1900, andarono a finire in depositi a Reggio Emilia, furono riportati giù a Roma grazie all'iniziativa di Pigorini con uno scambio e sono rimasti nei depositi del Museo Pigorini. L'acquisizione di materiali che si trovano sparsi in altri depositi, come può avvenire in questa maniera? Ordinando delle fotografie di quello che c'è esposto in maniera tale da poter comunque esporre anche queste immagini. Poi ci sono dei materiali che ad esempio fanno parte oramai di altre collezioni museali. Questo è un cippo che viene dagli altipiani di Bagnolo, un cippo con una lunghissima iscrizione della gens Cecilia e che è stato però poi portato dopo lunghe traversie, contese tra paesi al Museo Nazionale dell'Agrofalisco, quindi Civita Castellana. Poi abbiamo delle realtà dove ad esempio ti chiamano per dire che ci sono delle pietre trovate con strani segni e quando si scopre sotto l'intonaco, qui stavano rifacendo in pratica un agriturismo che ha riutilizzato una chiesa, si scopre questa pietra. In pratica un'iscrizione funeraria romana alla moglie, forse Falconia, che poi è stata riutilizzata all'interno di questa chiesa in periodo carolingio, realizzando una balaustra per il culto. E da qui a cosa si va? Si va naturalmente a una quantità impressionante di materiale che a un certo punto nel 2006 abbiamo cercato con la sovrintendenza anche di arginare e soprattutto di ristudiare. Abbiamo messo un punto e si è detto tutto quello che è stato dato fino adesso è stato tirato fuori, adesso studiamolo. E ne è uscita una pubblicazione che poi è andata a finire nei British Archaeological Reports di Oxford, proprio della sovrintendenza dedicata a Orte e il suo territorio, con di fatto un aggiornamento di quelli che erano gli scavi fino a quel periodo. Dicevo, la curiosità degli ortani non ha limite. E ha portato a che cosa? Anche a dare corpo a quelle che erano delle storie locali di chi durante la guerra da bambino si era rifugiato nei sotterranei. Giù a correre appena si sentivano le sirene d'allarme dei bombardamenti che si approssimavano, giù a correre nei sotterranei a trovare rifugio. In più i sotterranei di Orte, in questo caso facciamo riferimento a un labirinto di condotte idrauliche e di cantine collegate, dicevo, questi sotterranei erano anche la scusa per andare a cercare dentro le cantine qualche cosa da mangiare che magari i proprietari avevano nascosto. E da lì è nata l'idea di trasformare questi sotterranei in un qualche cosa di accessibile. E quindi si è creato nel 2006 il sistema di Orte Sotterranea, cioè man mano che si recuperava memoria di un qualche luogo che magari poi era stato escluso anche dalle proprietà perché avevano chiuso le botole, murato gli accessi, eccetera, e si aveva idea che questo luogo potesse essere significativo, con i proprietari stessi si è deciso di riandarli a vedere, di riaprirli e magari renderli visitabili al pubblico. E si è realizzato così un complesso che ha riservato tantissime sorprese. Questa ghiacciaia ante litteram della fine dell'Ottocento, realizzata nei sotterranei dell'ospedale di Orte, che veniva utilizzata sia per la conserva della neve, sia per il mantenimento, ad esempio, di tutti i farmaci, quelli più delicati, sia anche come camera mortuaria. Ma di questa si era persa memoria. Per arrivarvi siamo dovuti scendere su cumuli di ricettari medici buttati, ovviamente, e dimenticati. Poi si è arrivati ad aprire un sistema di più di 350 metri di cunicoli con accessi a varie cantine, ora ovviamente non più in uso, pozzi, ritrovando anche delle cose significative. In questo senso, i cunicoli sono stati utilizzati fino a poco tempo fa per ospitare le condotte idriche che rifornivano il paese, quindi sono spazi del comune. A un certo punto si è, visto che nel frattempo, diciamo, la rete idrica era stata trasformata, si è pensato di cambiarli
di cambiarne la destinazione d'uso e di aprirli al pubblico, e si è arrivati ad avere questa rete. E in più si è potuto anche esplorare alcuni pozzi non più accessibili da sopra ma solo dall'interno, e all'interno di questi pozzi, attraverso uno scavo archeologico vero e proprio, ci siamo trovati anche davanti a delle sorprese, perché l'immondizia recente di tutto, grandi collezioni di vasi da notte buttati di sotto, ha nascosto anche degli autentici tesori, e prossimamente poi li renderemo visibili. Da ultimo anche, ecco, guardate, le colombaie e non colombarie, quindi destinate all'allevamento dei piccioni, sono state anche queste rese visitabili. Insomma, un rapporto stretto con la popolazione, dove la popolazione è coinvolta nel circuito della tutela, al punto tale che, come vedete, in certi casi sono i privati stessi che proprio mettono a disposizione i loro spazi. Questo gli viene riconosciuto, si fanno degli accordi specifici in maniera tale da salvaguardare la proprietà, ed ecco qui a cosa si arriva: una sinergia piena tra abitanti, circuito e sistema della tutela dei beni culturali e valorizzazione, fino a arrivare poi, ecco, a occasioni, la vedete, c'è la dottoressa Aureli, che poi è andata in pensione qualche anno fa, fino ad arrivare ad aprire aree archeologiche, renderle visitabili, e tra l'altro con grande soddisfazione anche nei numeri. Cioè, dovete pensare che adesso Orte annualmente arriva ad avere sulle 10.000 presenze, che considerando che 8.000 sono i suoi abitanti, 10.000 presenze non sono poco, ma si spera di incrementare questo con altri risultati. E tra l'altro diciamo che tutto questo continuo scambio di informazioni porta a che cosa? A esprimere anche una progettualità per il futuro. Progetti di che tipo? Ad esempio, il mettere a sistema Orte, che riconoscete di lato là a destra perché ha la forma di una goccia o di un prosciutto in nero, Orte rispetto a tutto il complesso delle rupi di tufo che di fatto accolgono siti molto importanti, e unita anche a aree naturalistiche di rilevante interesse. In più, la realizzazione di una rete di sentieri che vanno a toccare aree culturali di rilevante significato. Ecco quindi il museo diffuso: tutto può diventare museo se riesce a esprimere il proprio valore. E poi arriviamo all'ultima idea, che è quella che avete sentito descrivere dall'amministrazione, quella di riunire le tre realtà museali ora distinte, Museo Civico Archeologico, d'Arte Sacra e delle Confraternite, in un unico contenitore, che è in questo caso un palazzo storico, trasformarlo in un museo unico, per far sì anche che questo museo, di fatto meglio collocato rispetto alle sedi occupate dall'attuale Museo Civico e dalle altre realtà, possano esprimere al meglio quello che Orte è stata e ha da offrire. A questo naturalmente partecipa anche tutta l'attività che si sta facendo, sempre con la strettissima collaborazione con la soprintendenza, di recupero di quei materiali di Orte che sono andati dispersi. Parliamo ad esempio di una raccolta di più di 50.000 pezzi pertinenti alla cultura litica, quindi preistorica, che è stata recuperata nell'area di Bagnolo, degli altipiani di Bagnolo. Si tratta di recuperare materiali che sono andati dispersi sempre in collezioni private e di riportarli lì, perché Orte deve poter raccontare tutto a se stessa. E io tengo a concludere con questo, che è l'ultimo dei pannelli del museo e che io ho proprio voluto dedicare all'importanza del lasciare la memoria storica ai posteri. Memoria storica intendendo storia in senso lato, dove l'archeologia naturalmente fa toccare con mano date, persone, luoghi, eventi, e dove si riassume anche un po' tutto il percorso compiuto e che si sta compiendo con
i cittadini ortani. Voi non riuscite a leggere il testo, ma vi pongo l'attenzione a quello che io metto in quest'ultima parte. Vedete, ho scelto una foto in bianco e nero che riproduce un bombardiere britannico colto nell'atto di colpire lo scalo di Orte, e questi sono fatti accaduti nella guerra 43-44. Di fatto cosa succede e cos'è che io rilancio in maniera provocatoria al visitatore? Tutto, soprattutto per noi che stiamo in Italia, tutto rimanda alla nostra storia, alla nostra cultura. A volte anche livellare una collina o tagliare un albero secolare significa arrecare un danno irreparabile al patrimonio, a noi stessi, perché perdiamo anche le linee stesse di quel paesaggio, di quel territorio che hanno costituito e guidato, diciamo, la nostra crescita, la nostra vita, la vita di chi ci ha preceduto. E allora eventi drammatici come ad esempio una guerra naturalmente offrono motivo per azzerare le culture locali, e lo sappiamo ancora di più con le tragedie che avvengono in Siria, in Afghanistan, in Iraq, dove musei di importanza, diciamo, veramente planetaria sono stati saccheggiati e privati di tutto. Ma c'è anche l'azione che poi riguarda ciascuno di noi, cioè ogni cittadino che pensa di sottrarre un pezzo o di rovinarlo o di rompere condanna la comunità ad avere soltanto quello che è lo spazio in basso a destra di questa immagine, cioè un pannello vuoto, senza niente. Questo è lo sforzo che io sto facendo a Orte. Vi garantisco che non sono tutte rose e fiori, io vi ho raccontato soltanto la parte positiva, ma ci sono tanti aspetti negativi che ovviamente non mettiamo in piazza, ma ci sono. Diciamo, il cammino è complesso, a volte difficile, ma noi siamo tenaci, e la parte degli ortani che tiene a se stessa lo sostiene. Io, diciamo, che vi aspetto tutti quanti a quando il museo sarà unico e quindi sarà visitabile con il suo nuovo allestimento. Grazie mille. Grazie per questa veramente avvincente ricostruzione proprio della formazione della collezione, che dimostra appunto una volta di più quello che dicevo, appunto, di come questi musei siano proprio dei presidi, no? In questo caso fatto proprio dal catalizzatore, anche per, grazie all'azione ovviamente del direttore, per sensibilizzare le coscienze. E appunto bellissima anche l'idea della vetrina in cui portare, diciamo, le proprie parte delle proprie raccolte, in modo da renderle private ma pubbliche, quindi veramente farsi interpreti di essere sul serio eredi del tutti di questo patrimonio culturale, come proprio nello spirito della Convenzione di Faro, che è una delle cose a cui tra l'altro questo ciclo di storie di persone di musei si ispira. E se c'è qualcuno che ha qualche curiosità, domanda, approfondimento, può venire qui e deve parlare comunque al microfono per le esigenze di registrazione. Allora, prima cosa, buonasera. Buonasera. Allora, io sono andato un sacco di volte a Orte, proprio tantissime. Ah, che meraviglia. Una cosa voglio dire. Orte fa parte della provincia dell'Umbria o del Lazio? Una curiosità mia, perché mi hanno detto che fa parte dell'Umbria, e invece Orte Scalo mi sembra che fa parte del Lazio. Adesso non lo so come. Allora, dunque, c'è una cosa. Innanzitutto il fiume costituisce una barriera geografica, culturale, storica notevole, quindi dando le spalle alla sorgente, tutto quello che si trova a sinistra è umbro e quello che si trova a destra è, diciamo, laziale, ma potremmo dire in questo caso etrusco, falisco, eccetera. Ora, Orte ha un territorio comunale che inizia nel Lazio e termina in Umbria, per cui la parte a destra del Tevere è ovviamente Lazio.
La parte a sinistra lo è per questioni amministrative, ma geograficamente e culturalmente è Umbria. Tant'è io che abito nella parte sinistra, quindi Orte me la vedo di fronte, sto nella cosiddetta Trasteverina. Cioè in quella parte, a Roma, il quartiere di Trastevere indicava tutti quelli che stavano, che non erano romi, non erano romani, erano stranieri, c'era un po' di tutto, eccetera. Beh, noi siamo altrettanto, io d'altronde non sono ortano. Quindi sono arrivato a Orte per caso, attratto da un parente, da mio fratello, ma non, per me Orte era meno di una stazione ferroviaria. E, quindi, però Orte ha svolto sempre questa funzione di ponte. La sua domanda, tra l'altro, va a colpire nel segno per una questione non da poco. Orte ha un territorio comunale che adesso abbraccia diverse realtà, ma storicamente, ad esempio, pensiamo proprio all'epoca romana, al periodo tra Cicerone e Plinio il Giovane, quindi siamo tra il primo secolo avanti e gli inizi del secondo dopo, Orte quel territorio non ce l'aveva, anzi Orte aveva forse un territorio piccolissimo, era veramente piccola, cioè funzionava più come città mercantile e quindi non aveva bisogno di un grosso entroterra e tutto il resto era di Amelia. Amelia ce l'aveva di fronte. Ecco, adesso per dire la piana che sta sotto Bassano in Teverina e che è delimitata e chiusa dall'altra parte da Mugnano, che è Bomarzo, quindi Lazio, 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 prima era Amelia. Quindi, di fatto, giustamente la sua osservazione richiama che cosa? Orte è sempre stato un luogo ponte e come tutti i luoghi ponte ha una sua identità o forse non ce l'ha? Io malignamente dico di no, perché gli ortani parlano un misto di ternano e di viterbese, quindi quanto di peggio ci può essere dell'uno e dell'altro dialetto, però senza offesa per i ternani e senza offesa per i viterbesi puri. Ecco, quindi Orte di fatto mantiene sempre questo imbarazzo che capisco in lei. Diciamo che amministrativamente noi votiamo per le regionali del Lazio. Io l'altro sabato sono stato ad Amelia perché abbiamo fatto qui una rappresentazione del museo di Amelia e quindi essendo pensionato che non c'è niente da fare, mi sono precipitato per vedere, ho visto il museo bellissimo, ho visto la statua di Germanico, ho visto una conferenza meravigliosa di una studiosa del bronzo, ha parlato delle varie tecniche di fusione eccetera eccetera. Mi ha parlato appunto pure di questa via Amerina famosa che pare che arrivasse fino, diciamo, quasi nelle Marche, no? Sì, quasi. Sì. Quindi mo adesso lei mi ha detto che c'è un ponte proprio di Augusto, che Augusto già fece, quindi questa via Amerina era un'arteria importante nell'antichità. Sì, allora la via Amerina è conosciuta moltissimo nel tratto laziale, soprattutto nei dintorni di Fabrica di Roma, Civita Castellana, ci sono delle parti meravigliose, conservate, veramente belle, si mantiene ancora intatta con tutto il suo basolato, eccetera, anche se in larga parte sepolta. La Amerina, per quanto, che poi è Amerina perché la chiamiamo noi Amerina, in realtà aveva un altro nome, si chiamava sempre per effetto del suo ideatore Annia, ma nessuno lo sa e nessuno lo vuole dire, anche perché quando si parla di via Annia si fa sempre riferimento a altri tracciati molto più importanti in altre parti d'Italia. In questo caso il suo nome era via Annia ed è documentato proprio a Faleri Novi, che costituiva una sorta di crocevia, anzi stava proprio su un quadripio importante di questa via, ma comunemente, comodamente continuiamo a chiamarla Amerina. Ora, questa via effettivamente era importante perché, e le ricerche attualmente in corso, ma non da parte mia, di un'altra bravissima ovviamente archeologa, lo stanno rivelando, interessava un territorio, quello falisco, che è sempre stato abbastanza negletto e reietto e che invece dimostra di avere una ricchezza pazzesca, che uscirà poi prossimamente, ci sarà la pubblicazione di una carta archeologica, quindi stiamo parlando di cose grosse. Ma questo, diciamo, Civita Castellana sta parlando lei.
L'area è a nord di Civita Castellana, esattamente, sì, sarebbe anche Civita Castellana, però in questo caso la carta archeologica si interessa dell'area o a nord di Civita Castellana, Corchiano fino a Gallese. E la Merina porta ad Amelia, in teoria vorrebbe dire tutto e niente, anzi è sempre stata considerata una strada tra virgolette secondaria, perché ignorando il valore dell'agrofalisco, Amelia, vabbè, importante sì, ma è sempre Amelia, quindi diciamo, che ci famo con questa via Merina? In realtà questa chiamata via Merina non si fermava ad Amelia, così come la Tiburtina non finiva a Tivoli, ovviamente, no, proseguiva, arrivava fino a tutto l'Abruzzo, eccetera. Come dicevo, viene concepita nel tracciato in maniera tale da coprire quella parte di Etruria, Tiberina e di Umbria, diciamo, Umbria in senso amministrativo moderno e anche di Etruria invece a livello storico, di coprirla tutta quanta, e arrivava fino a congiungersi alla Flaminia superando Gubbio. Quindi la Merina faceva tutta l'Umbria, la pigliava da nord a sud, poi la Flaminia la ribeccava a Sigillo, quindi ancora è territorio umbro, ma le Marche stanno subito dietro la catena delle montagne. E tra l'altro, proprio nel periodo di mio maggiore interesse, che è la tarda antichità e soprattutto l'alto medioevo, la via Merina diventa una strada ad altissimo valore strategico, tant'è che tutti i centri abitati, vi ho accennato di Orte, vi potevo parlare di Amelia, potremmo parlare di Todi, la stessa Perugia, saranno tutte fortezze che proteggeranno l'unica territorio rimasto a garantire il collegamento tra Roma e Ravenna. Ravenna, capitale politica dei bizantini in Italia, e Roma ormai capitale spirituale, ma con il Papa che si appresta a arrivare a contare di più quasi dell'imperatore. Di fatto è la Merina che mantiene il contatto, tant'è che quando capiterà che la Merina cadrà, in diversi tatti verranno conquistate le piazze forti, il Papa strillerà come una gallina presa a calci, perché le vorrà assolutamente indietro queste fortezze, in quanto sa che persa la Merina perde tutto. È isolato. Sì, no, è destinato a capitolare. Quindi, la Merina, quindi, guardi, è assolutamente una via di grande importanza e di tutto rispetto, insomma. Comunque, oltre alla, diciamo, alla necropoli, c'è l'Etrusca che è stata trovata, ma per caso prima era una città umbra, per caso? Perché? Le dirò. Umbra mai, culturalmente mai, non si è mai trovato nulla, anzi adesso si discute se fosse proprio etrusca, perché forse era pure falisca, o c'è avuto un pezzettino falisco. Quindi di fatto, come le dicevo, il Tevere è una barriera culturale, oltre che fisica, molto forte. E su di quello, d'altronde Augusto ridisegnerà i confini delle regiones. Quindi gli Umbri se ne stavano subito dall'altra parte. Deve considerare però che, appunto, tutte le aree che si trovano a ridosso di un confine, è difficile dipingerle di un colore, certo. Sono sempre miste. In più, non dimentichiamoci, la selva Cimigna raggiungeva il Tevere e dall'altra parte subito si ritrovava gli Umbri. Quando i Romani violeranno una delle prime volte nel 383 a.C. la selva, arriveranno meravigliati al Tevere, non capendo ovviamente da dove siano passati, perché i percorsi, almeno in quella fase, gli sono stati tenuti nascosti, poi invece loro li scopriranno per bene. Grazie. Posto. Ok. La ringrazio. Mi volevo chiedere una cosa al volo. Visitando gli scarichi si agevola, si notano delle strane, cioè un tipo di muratura che non ho mai visto, fatta inclinata a 45 gradi, cioè almeno nel mondo romano che ho visitato non l'ho mai vista, tranne che in Siria. Volevo sapere se c'era qualche legame, magari, dove qualcuno ha ipotizzato. Allora, diciamo che io, in quanto appunto
sempre ripeto, occupandomi di tarda antichità, quel tipo di murature ce l'ho ben presente. Allora immaginate, avete presente la classica, il pavimento a spina di pesce, fatto ad elementi inclinati, disposti su piani ovviamente obliqui, immaginate quello di portarlo in parete. Quindi dei muri che sono fatti tutti tenendo gli elementi lapidei inclinati, disposti su piani inclinati. Dico elementi lapidei perché si tratta di pietre sbozzate, o anzi nemmeno sbozzate, semplicemente rotte a misura ma non lavorate. Ora, questo tipo di tecnica, che è chiamata una sorta di opus spicatum, ma la parola la si prende a prestito dalla pavimentazione, non è assente in età romana. Qualche cosa a Pompei c'è anche. È stata ritrovata, ad esempio, anche nella Gallia, giustamente in Siria. Nella tarda antichità e nell'alto medioevo abbonda. Allora, a Seripola è ben spiegabile, perché questo tipo di tecnica innanzitutto non comporta maestranze specializzate. Cioè, mentre per fare un muro in laterizio, in mattoni, c'è bisogno dell'operaio capace, che quindi costa e che deve fare il lavoro non solo mettendo la struttura, il paramento a piombo, ma poi disponendo anche gli elementi su filari più possibili e regolari, quindi stando attento a non fregarsi magari mettendo più malta, meno malta negli strati. In quel caso no, si comincia dal primo, è come fare la catena dei mattoncini, no? Che poi uno si diverte a buttare giù. Si comincia dal primo collocato sul piano inclinato e poi a seguire con malta quella che viene si compongono gli altri. Quindi innanzitutto non richiede ovviamente una competenza specifica, può essere affidata a chiunque. Seconda cosa, si dimostra essere una struttura muraria molto elastica e anche permeabile, cioè laddove si hanno ambienti relativamente umidi, in questo caso siamo sul fiume, quindi più umidità di quella non se ne immagini, la disposizione degli elementi lapidei anche su piani inclinati, utilizzando anche delle malte naturalmente un po' idrauliche, quindi capaci di tenere nonostante l'ambiente sia saturo d'acqua, agevola la dispersione dell'acqua lungo gli elementi e quindi, diciamo, mantiene le murature sempre asciutte. Ora, questo tipo di tecnica nel VI, VII, VIII secolo lo si trova sempre. Quando l'ho vista a Seripola mi ha preso un colpo, perché il porto fluviale, che era a Merino, continua a vivere a lungo. Non termina la sua esistenza con la mannaia del 476 d.C., fine politica dell'Impero Romano d'Occidente. Prosegue, addirittura considerate che ancora nel 999, quindi un anno prima del fatidico anno 1000, l'abbazia di Farfa, la potentissima abbazia di Farfa, che stava poco lontano in Sabina, ne aveva la proprietà e lo governava come proprio scalo sul fiume per gestire i traffici, ovviamente tra le sue proprietà nell'entroterra e Roma. Quindi, quando, ripeto, ho visto quella tecnica muraria, subito sono andato sparato a pensare ovviamente al periodo a me più confacente, che mi piace anche di più. In realtà però devo lasciare ancora questo tutto sospeso. Tra l'altro, a Seripola ci sono due cose: da una parte un intreccio di tecniche murarie pazzesche, incongruenti tra loro, tutte riferibili a periodi storici ben precisi, ma veramente ci si trova davanti a una sorta di Arlecchino. Dall'altra parte, nel 62 i restauri furono un pochino pesanti, cioè all'epoca la società Autostrade voleva chiudere, la sovrintendenza insisteva per avere, all'epoca c'era la dottoressa Begni, per avere un lavoro fatto per bene, ma la società Autostrade ovviamente doveva costruire il ponte, quindi scassarono quello che potevano, tirarono fuori, restaurarono, e però nel restaurare ci misura anche un pochino di fantasia, qualche cosa c'è, però le fotografie dell'epoca degli scavi perlomeno lo documentano.
E da ultimo vi dico anche questo, che adesso, incominciando a mettere in relazione gli ambienti con i materiali trovati, effettivamente tutte queste tecniche tendono a riportarsi alla piena periodo romano. Per quanto riguarda gli eventuali influssi con un ambiente ad esempio africano orientale, perché no? D'altronde il contatto con l'Africa, avete visto i martiri, Ortano, il contatto con l'Africa rimarrà sempre aperto, ma ci sarà anche un contatto proprio con la Siria, tant'è che nella vicina Bassano in Teverina verrà dato spazio, ma dai bizantini, a un culto siriano, per un siriano che poi, anzi per un africano che poi viene spostato, viene trasformato in siriano e poi portato in Italia, che è San Fidenzio. E questo culto lo si trova a Massa Martana, ma passa da quest'altra parte del fiume. Insomma, i contatti, vi dico anche che la prima cattedrale di Orte viene fatta secondo modello siriaco, e i contatti con la Siria sono fortissimi, ad esempio in tutto lo Spoletino, l'area di Spoleto. Quindi, ma figuriamoci, ma ce ne abbiamo di che dire, di che raccontare. Per il momento siamo cauti, diciamo, ovviamente il dato archeologico è quello che ci mantiene legato. Poi abbiamo anche una fase araba a Orte, però insomma ne possiamo volere di tutti i colori. Per quel mondo che di Piombo, che caratteristiche ha? Cioè, mai sentito nominare un monete di Piombo? Allora, neanche io ne avevo mai sentito parlare fino a che poi non l'abbiamo trovato. Quindi non le conoscevo. Allora, immaginate dei pezzetti di piombo di forma non necessariamente regolare, cioè non avete proprio il dischetto come per le monete classiche, insomma, di bronzo, d'argento o di oro o in legno. Sono relativamente informi, ma hanno il conio, quindi hanno la stampigliatura, diciamo testa e croce, retto e verso, delle monete ordinarie. E allora, falsari moderni lì non ci sono stati, quindi comunque viene da un contesto archeologico, quindi si tratta di monete del periodo. Però monete, ad esempio, si è pensato a una cosa, soprattutto nel periodo, diciamo, a partire dalla riforma monetaria, quella di Diocleziano, si diffondono sempre di più delle monete molto piccole per, diciamo, il mercato, il traffico minuto, l'ordinario. Queste monete sono quelle con cui vengono pagati anche gli stipendi. Noi avremmo avuto una retribuzione in queste monetine. E gli stipendi, tutta la gente impiegata costituiva la base dell'economia romana del periodo. Andava quindi sostenuta, non si poteva dire no, quelle non valgono niente perché oggettivamente non valevano niente e valgono solo le monete d'oro. Allora cosa si faceva? Per quanto fosse più comodo pagare, diremmo noi, con la banconota da 500 euro piuttosto che con le monetine da 10 centesimi per arrivare alla stessa cifra, per proteggere le classi più svantaggiate, cioè noi che avevamo queste monetine in tasca, cosa facevano? Dicevano: se tu devi fare dei grossi acquisti, andiamo a peso. Quindi prendiamo dei sacchetti, questo andiamo da Ikea questo mobile mi costa 1000 pezzetti di bronzo. Bene, io che facevo? Facevo un sacchettino e dicevo: ok, 1000 pezzi di bronzo mi devono pesare 2 libbre, 3 libbre, 10 libbre, non lo so. Li mettevo insieme in questo sacchetto, lo pesavo 10 libbre e andavo a pagare con 10 libbre. Chi lo riscuoteva un peso. Poi magari andava a vedere dentro e non erano solo pezzi di bronzo. Io avevo messo 900 pezzi di bronzo e 100 pezzetti di piombo. Quindi io avevo risparmiato, che c'avevo ancora moneta buona in tasca, e quello si ritrovava una moneta di piombo. Quindi innanzitutto c'era questa idea che potessero mollare delle fregature, e ovviamente in un porto le fregature, diciamo, che erano all'ordine del giorno. Dovete immaginare un ufficio della dogana che amministrava e governava ovviamente l'entrata e l'uscita dei carichi commerciali. Quindi nel pagamento qualche fattura così taroccata, contraffatta, poteva esserci. L'altra cosa è che invece proprio queste monete di piombo fossero, ecco, mi sa che
tutti noi un po' ce li ricordiamo, il periodo dei mini assegni, per un periodo negli anni 70 uscirono fuori i mini assegni. Ecco, poteva essere qualche cosa su quel principio, però al di là di quello che ci stiamo dicendo e che poi deriva dalle mie chiacchierate anche con il mio contrattista, di fatto ancora non si sa. Queste monete di piombo, per farci, ripeto, da che erano 10 in tutta Italia, adesso noi ce ne abbiamo 250 coniate, quindi sono monete a tutti gli effetti. C'è l'immagine come una vera e propria moneta. Quindi No, queste erano proprio pezzi di piombo. Cioè, rispetto alle monetine, quelle in finto argento, che in realtà sono di rame con il bagno, no, questo è proprio piombo, assolutamente piombo. Contate che sull'immagine, quella che avevo mostrato dei materiali, alcuni dei materiali trovati che affiorano dal fiume, no? Ecco questi. Qui indico con il cursore, ecco questi per esempio sono dei pezzetti di piombo, ma dovevano essere le chiusure, l'equivalente dei piombi che noi mettiamo sui plichi postali, mettevamo insomma col cordino eccetera, con tra l'altro le iniziali PSE, che non sappiamo a chi riferirli, un Publius, poi il resto rimane sconosciuto per ora. Quindi c'è di tutto insomma, ma quelle sono proprio monete. Allora, diciamo una cosa, vi rimando a due appuntamenti. Il primo, sicuro, il 27 maggio prossimo apriamo Seripola. Quindi siete tutti invitati. 27 maggio prossimo. Domenica. Mi raccomando, ci conto. E ci sarà la presentazione, viene proprio addirittura il soprintendente a presentare anche la riapertura degli scavi. La mattina. Diciamo dalle 11, se vuole può anche farsi un giro in canoa, perché è organizzato anche un giro in canoa, però a sua scelta. E poi l'altro ovviamente ancora è un appuntamento, è un rimandarvi a un prossimo futuro, venite a Orte, venite a visitare la rete dei sotterranei sicuramente, ma appena avremo fatto, e spero di qui a un anno, il museo, il nuovo museo, veniteci, anche perché io ho immediatamente imposto all'amministrazione comunale di dedicare la parte archeologica del museo, perché ripeto, il racconto comincerà con materiale archeologico e finirà poi con arredi ecclesiastici eccetera eccetera, gli ho imposto di dedicarlo al rapporto tra Orte e fiume, quindi ci sarà una larga parte dedicata a Seripola con anche diverse ricostruzioni. Abbiamo di tutto, da Seripola viene ogni cosa, vengono i pesi ad esempio utilizzati solo per le bilance, per il controllo dei carichi ovviamente che raggiungevano il posto. Abbiamo tantissimi materiali sfiziosi, anzi proprio Seripola si presenta come la prima Ikea conosciuta, perché all'interno dei vari ambienti sono state trovate tipologie di materiali, quindi in un ambiente c'erano tutti i tavolini di marmo, in un altro ambiente c'erano batterie di pentole, in un altro ambiente servizi di piatti, Ikea. Quindi si andava lì, si sceglieva, diceva io devo arredarmi la mia villa qui vicino, allora un tavolino a giardino, eccolo lì. Probabilmente ci saranno anche le taverne con le statue, speriamo di trovarle, e quindi sarebbe molto bello per tutti, e ci divertiremmo tutti un sacco insomma su questa cosa.